Si è parlato di spalla e della sua complessa articolazione nell'incontro di formazione dedicato allo sport, frutto dell'iniziativa congiunta Pescara Calcio, Clinica Pierangeli e Medical Center. A dirigere i lavori il dottor Gabriele Tavolieri, dirigente responsabile del reparto di ortopedia e della Clinica Pierangeli, insieme con i dottori Stefano Di Carlo e Saverio Sirabella. Nei dettagli si è parlato della lussazione dell'articolazione, soprattutto negli sportivi. Ascoltiamo il dottor Tavolieri. Sì, diciamo che è una delle patologie, diciamo, non proprio la più frequente, ma comunque una patologia frequente nell'ambito sportivo, nel calcio, ma non solo, forse ancora di più nello sport di salto. È una patologia che non bisogna sottovalutare e capire bene come trattarla a seconda magari del periodo della stagione agonistica, del ruolo del giocatore e del numero di lussazione che l'atleta ha subito. Quali sono i traumi più frequenti? Il trauma diretto di solito, ma in alcuni casi anche per esempio nel difensore, noi abbiamo avuto un esempio anche sulla Pescara Calcio, anche nel marcare l'avversario e quindi il braccio che va in rotazione può provocare una lussazione di spalla. Diagnosi, trattamento e riabilitazione. La chiave del successo è la sinergia tra i vari ruoli. Penso che sia fondamentale la sinergia tra la parte clinica, la parte chirurgica e poi anche la parte riabilitativa, che comunque svolge un ruolo importante, perché io penso che per avere un buon risultato bisogna lavorare tutti dalla stessa parte e avere quindi un programma comune.